Bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, amici, il canale per i veri malati di sport. Torniamo a parlare di Serie B. La sfida di oggi era Pordenone contro Perugia. Il ritorno nella serie cadetta per il Perugia, squadra molto nobile, neopromossa di grande lustro, che va subito a vincere, successo per 1-0 sul campo di un Pordenone sicuramente che si è mosso bene sul mercato, ha allestito una squadra che può essere importante, affidata al tecnico Paci che ha fatto molto bene al Teramo lo scorso anno, però ha già giocato una brutta partita, mentre invece nel Perugia si vede già la mano dell'allenatore Alvini, una squadra molto combattiva, molto coriacea, c'è un dato soprattutto, anzi due, che vanno subito detti, falli dell'incontro, 14-23, cartellini 1 contro il Pordenone, 7 contro il Perugia, che poi addirittura ha avuto un doppio cartellino giallo con un'assurda espulsione di Kwan. Quindi un Perugia molto tignoso, molto combattivo, già grintoso, già capace di respingere gli attacchi per quanto pochi portati dal Pordenone nei primi minuti di gioco, capace di essere cinico in chiusura di primo tempo nel trovare il gol della vittoria. Infatti, attorno al 40esimo minuto la partita è cambiata, il Pordenone aveva fatto qualcosina in più, ma non più di tanto nel corso del primo tempo. Invece il Perugia negli ultimi minuti si è riversato in attacco, ha ottenuto un calcio di punizione sulla fascia sinistra. Burrai ha tirato un calcio di punizione, credo incidentalmente, è andato a sbattere contro la traversa. Qualche minuto dopo Santoro si è guadagnato un calcio di punizione sui cui sviluppi è ancora stato molto bravo Santoro a poggiare la palla di testa. Murano al primo pallone sostanzialmente che ha toccato nel corso della partita ha battuto Perisan e ha trovato il gol del vantaggio. Nel secondo tempo la reazione del Pordenone è stata veramente non così forte come mi sarei aspettato, che ha attaccato, che ha chiuso un po' il Perugia nella propria metà campo, ma senza costruire grandi occasioni da rete. Anche quando è entrato Cicciretti non ha saputo produrre realmente un grande cambiamento di ritmo rispetto a questo gioco un po' lento, un po' compassato del Pordenone. L'unica occasione reale importante per il Pordenone è stato anche in questo caso un po' estemporaneo, esattamente più o meno dello stesso punto dove ha battuto Burrai. Anche Foloruncio ha battuto un calcio di punizione che ha sbattuto sul palo, eravamo al 74esimo. È stata un po' l'occasione più grossa per il Pordenone per cercare di pareggiare. Poi, anzi, il Perugia, e qui forse l'unico aspetto che è un po' mancato oggi, è mancato il killer instinct, il chiudere la partita, perché il Perugia ha avuto nel giro di 3 minuti, al 78esimo e all'81esimo, due importanti occasioni per chiudere la partita, ma in un caso Lisi ha sbagliato l'occasione, nell'altro caso assolutamente ancora più grande l'errore di Bianchimano che solo davanti a Perisan ha appoggiato la palla sull'esterno della rete. Questo poteva essere la classica situazione di gol sbagliato, gol subito, invece il Pordenone non ha creato assolutamente nulla. Negli ultimi minuti il Perugia è rimasto anche in 10 per un secondo giallo a Kwan, come detto molto abbondante in questo caso la decisione dell'arbitro Massimi, però non ha corso altri rischi e ha portato a casa un successo a mio avviso molto meritato. Venendo a parlare un po' dei singoli, Pordenone detto mi ha deluso, una squadra che può fare di più, può fare meglio, deve aumentare il ritmo di gioco, deve aumentare un po' le sue trame, deve cercare di mettere i due attaccanti in condizione di fare di più e meglio, per cui un po' una bocciatura direi oggi la prestazione della squadra friulana. Perisan voto 6 in porta, la linea difensiva Vailetti sulla fascia destra 6, una prestazione sufficiente. Non mi sono piaciuti i centrali, 5 e mezzo a Camporese, 5 a Barison, soprattutto molto lento e molto spesso in difficoltà. Cerzanowski, il polacco sulla fascia sinistra, male, voto 5. Mi è piaciuto di più quando è entrato Falasco nel secondo tempo, che ha già avuto pochi minuti a disposizione, ma ha giocato meglio. A centrocampo la nota migliore della serata, Cambiaghi, l'ex giocatore della Reggiana, un'ottima partita, per lui il voto è 6,5, ha giocato veramente bene. Musuaca 6, discreto, ma mi aspetto di più da lui. 5,5 Magnino, 5 Zamarini, che non mi è piaciuto mo molto oggi. Devo dire che qui è molto importante l'acquisto di Petriccioni, che è entrato nel secondo tempo, ha fatto poco oggi, ma sicuramente è un innesto che potrà fare molto bene a centrocampo del Pordenone. In avanti Zaggiù, voto 5, Foglioruncio, voto 6. Partito bene Foglioruncio, però si è un po' perso nel secondo tempo, un po' stanco anche probabilmente. Zaggiù invece oggi ha giocato proprio una brutta partita. Per quanto riguarda il Perugia, come detto, mi è piaciuto molto per il concetto di squadra, mi è piaciuto molto per il dinamismo, mi è piaciuto molto per l'organizzazione, soprattutto quando non c'è possesso di palla, una prestazione positiva per gli uomini di Alvini. Cicizzola, il portiere,
molto sicuro, voto 6,5, una buona prestazione, non grandi interventi ma sicurezza dietro. La linea difensiva 6 a Rosi, qualche fallo di troppo, 6,5 Angella, leader della difesa, 6 a Dell'Orco, subito un cartellino giallo che l'ha un po' tenuto bloccato. Centrocampo mi è piaciuto, Falzerano 6, qualche palla persa, anche lui un po' troppo, 7 Burrai, a mio avviso il migliore della partita, 6,5 Santoro, un ottimo giocatore che arriva proprio dal Teramo, ha giocato una buonissima partita, Kuan 6,5, peccato l'espulsione, ma ha giocato una gran partita, tanti palloni recuperati, 6,5 Lisi e mezzo punto in meno è per il gol mancato per il possibile 2-0 perché ha giocato una buona partita, Murano 6,5 perché ha realizzato il gol decisivo sull'unico pallone, ha avuto 6 a carretta. Nei subentrati mi è piaciuta molto la personalità del 19enne Righetti che come entrato si è subito contraddistinto con delle buone giocate, Bianchimano invece sul suo conto un gol troppo importante e sbagliato, attenzione. Il migliore in campo quindi direi Burrai della partita di oggi. Arbitro dell'incontro Massimi, come detto, ha fischiato 37 falli, non si è capito nulla del metro che ha adottato, anche poco tentativo di imporre la personalità, non riconosciuto tantissimo dai giocatori, l'avevo visto molto meglio in altre occasioni, il voto per lui è 5, la telecronaca di Gentile su Sky, ho visto l'incontro, il voto è 7. Grazie ragazzi, iscrivetevi al canale, vi aspetto, like per il video, campanella per essere avvisati dei prossimi contenuti, ancora Serie B domani, intanto per oggi è tutto, grazie a tutti e complimenti al Perugia per questo primo successo dell'anno. Ciao da Vox!